Guardiamo all'evoluzione della pandemia, di questo periodo difficile, con la speranza della Pasqua. Siamo di fronte non solo ad una tempesta, come l'avevamo descritta nel numero scorso, ma forse come un vero e proprio diluvio. E così come fece Noè, a noi rimane un compito, quello indicato anche dallo psicanalista Massimo Recalcati, quello di piantare una vigna, di guardare lontano, ma con quali strumenti, con quale disponibilità, con quali atteggiamenti di fondo. Cerchiamo di dirlo nell'editoriale di questa settimana, mentre nel servizio d'apertura entriamo nelle RSA, dentro e fuori, a partire dalle critiche, dalle osservazioni che ci sono state, chiediamo all'azienda sanitaria di fare chiarezza. E così parliamo anche dei buoni alimentari e portiamo attraverso una testimonianza diretta l'esperienza negativa della sanità lombarda. E ancora le parole dell'arcivescovo sulla pandemia nel Triduo Pasquale e l'esperienza originale dei seminaristi che vivono a distanza la loro preghiera e la loro formazione. Ma in questo numero, oltre alle significative esperienze che vengono dalle valli trentine e ad una originale poesia pasquale di Don Marco Morelli, affrontiamo anche un altro tema, quello della giovane imprenditoria agricola con quattro ritratti trentini. E poi, insieme alle rubriche, anche le opinioni dei nostri esperti Gianni Bonvicini, Paolo Pombeni, Franco De Battaglia e anche padre Gabriele Ferrari, che dice sia un distanziamento fisico ma non sociale. Vi ricordo che questo numero di Vita Trentina, consultabile gratuitamente online, è anche stato realizzato completamente a casa con smart working e quindi potete vedere come l'abbiamo realizzato in un filmato che trovate nel nostro sito.